con gusto. L'Italia degli chef oggi è qua, e guarda quanta bella gente che stasera a grande voce inciterà, tutti gli attori e cibi da gustare, e voilà, sono tutti ad assaggiare insieme dalla nostra terra. E poi un messaggio a tutto il mondo noi mandiamo. Bentornati a una nuova puntata di 105 con gusto, una puntata speciale estiva, una puntata diversa dal solito. Ci troviamo a Torrorsaia, casa della nostra amica Ondina. Insieme a Giusta Cedrola parleremo del matrimonio. Quale matrimonio? Oggi, no, ieri. Andiamo di là, vediamo cosa ci racconta e cosa ci hanno preparato. Io vado intanto, come al solito, voi seguitemi. Eccoci qua insieme a Giusta, grazie per l'invito, hai organizzato una cosa molto molto carina. Sì, queste sono cose che restano nella memoria delle persone, perché ora sono tutti diversi. I matrimoni fino agli anni 60 erano molto semplici, molto casarecci, perché non si andava nei ristoranti, si mangiava a casa, si faceva il pranzo con i familiari, dopodiché la sera si ricevevano gli ospiti facendo un semplice rinfresco. Settimane prima invece si preparavano queste pastarelle, i cumbrimienti cosiddetti da noi, dove questi vassoi venivano passati tra la gente e veniva offerto, oppure il liquore fatto in casa, rigorosamente fatto in casa, i vari liquori. Beh, al matrimonio naturalmente non poteva mancare l'invitato, l'ospite d'onore di riguardo, che è il sindaco. Il sindaco in questo caso è il nostro sindaco Pietro Vicino. Vicini vicini, non stiamo troppo lontani. Un matrimonio anni 50-60, grandi ricordi, lo rivediamo in TV tante volte, lo riviviamo attraverso le foto dei nostri genitori, nonni. Sì, diciamo che quando ricordo di aver partecipato a un matrimonio del genere, ancora non ero un ospite di riguardo, ero uno di quelli dei bambini che scaiattolavano lì nelle cucine, o dove c'erano messi tutto da parte i dolci a rubare qualcosa. Sì, però diciamo era ancora un neonato, allora era comunque un bambino molto piccolo e li ricordo ancora. Queste tradizioni che vengono tramandate qui a Torrorsaia, sì, qualcosa è da mantenere? Le tradizioni e il cibo è cultura. Voi, io colgo l'occasione anche per fare, come dire, un complimento alla trasmissione a 105 TV, perché voi sapete... Io ci tengo a dirlo, l'ho già detto altre volte, il cibo è cultura nel senso che l'identità culturale di un popolo è legata fortemente al cibo. Quando uno va via da un posto dove è nato, dove risiedono le proprie tradizioni, le proprie origini, sono le due cose che, come dire, fanno sentire il distacco, sono la lingua e il cibo, il modo di mangiare. Tra l'altro il cibo è la socialità, è il modo in cui noi, tutti quanti noi, intratteniamo rapporti sociali con l'altro. È difficile mangiare da soli, è molto più complicato, e quindi è veramente quello che abbiamo dentro. Non voglio arrivare al dire che noi siamo quello che mangiamo, perché altrimenti io personalmente diventerei un pomodoro, una melanzana, una cosa del genere. Però diciamo, ci riconosciamo veramente nel cibo e nella lingua, nel nostro dialetto. Quindi il mantenere le tradizioni credo che sia il modo per tramandare anche ai più giovani quello che siamo stati, come lo siamo diventati. E tante volte il gusto e il cibo è frutto di un qualcosa di immateriale che a volte è millenario. Non può essere un caso che tutti quanti noi abbiamo il gusto per certe cose, ci piacciono certe cose, e altri popoli invece
mangiano delle cose che per noi sono, non possiamo, non riusciamo neanche a guardarle. Lo stesso è per loro rispetto a cose che mangiamo noi. Quindi diciamo è un'opera altamente meritoria. Ebbene, noi siamo stati fortunati a trovare un gruppo di persone qui, adesso c'è Giusta, ma un gruppo di persone che coltivano queste cose, le tramandano, facciamo tante manifestazioni incentrate su queste cose. L'ultima è stata qualche anno fa, in cui abbiamo riprodotto un matrimonio degli anni 50-60 facendo un corteo lungo le vie del paese, ma diciamo è una cosa molto molto importante, e di questo va dato merito anche a 105, che tiene attenta l'attenzione, tiene desta l'attenzione di tutti su questi aspetti, oltre poi a quelli che sono, come dire, un po' il must di questo momento, gli aspetti più squisitamente legati alla cucina, su come si fanno certe cose, anche lì per non perdere la mano, perché altrimenti una volta che queste vecchie signore non ci saranno più fra 100 anni, non è detto che le giovani sappiano fare le stesse cose. Cerchiamo allora, sindaco, di tramandare queste ricette. 105 con gusto cerca di farlo, di portare queste ricette in tutte le case, proprio per lasciare un marchio, un segno. Il rapporto che ha il sindaco vicino con il cibo. Ah, forse l'aspetto già dice qualcosa. È un rapporto conflittuale. Sì, ma nello stesso tempo conflittuale, nel senso che tendo ad esagerare col cibo e soprattutto con le cose che mi piacciono. Ecco, e questo, diciamo, non c'è bisogno di spiegarlo. Si cosa, vede? Cosa preferisce tra il dolce e il salato? Ah no, no, senza dubbio il salato, no, no, il dolce no. E preferisco, guarda caso, quelli che sono i sapori della memoria, senza che io lo sapessi, ma il fatto di preferire le verdure e tutte le verdure che qui, cucinate tra l'altro nel modo in cui io le mangiavo a casa da mia nonna con mia madre, è una cosa. Io sono stato fuori tanti anni da Torre, ma la cosa che poi quando sono rientrato e quando tutte le estati venivo prima, la cosa più importante per me era, la cosa più bella era di mangiare, non so, cose semplici, i fagiolini o la verza fatta come la facevamo qui con le patate, con le cose, quelle cose semplici, quindi diciamo sicuramente per il salato e per le verdure. Appunto, allora queste tradizioni che uno si porta dentro. Sì, ce l'hai dentro, non c'è un motivo, non c'è nient'altro, perché sono delle cose, ci cresci senza sapere perché. Poi li scopri a un certo punto, come è stato, lo sei fortunato come me, li riscopri e li segui e cerchi di fare. E poi, come dire, queste pastarelle, io ho iniziato adesso a mangiarle, i mostaccioli, le cose, negli ultimi 10-15 anni, ma erano cose che io avevo dentro, perché li mangiavo quando ero bambino. Poi sono stato fuori per tanti anni non li ho frequentati, ma sono rimaste lì. Ecco perché il cibo è cultura. Perfetto, a questo punto abbiamo parlato con il sindaco, ci ha raccontato tante belle cose, ma ora è il momento che gli sposi vanno in chiesa e noi li lasciamo andare, naturalmente li seguiamo con attenzione, ma ci rivediamo subito dopo per preparare con Giusta il dolcini, ecco, certo. Che poi andremo a vedere. Certamente. Intanto questo è offerto da noi, dal signor sindaco, per ringraziarti di questa opportunità che ci dai di promuovere il territorio attraverso anche le semplici ricette che facciamo delle nostre mamme. Grazie, grazie, grazie. Perché la riteniamo un'opera meritoria per tutto, soprattutto per i più giovani. Grazie sindaco, grazie a voi. Grazie a tutti. Per tramandare, ed è una cosa molto importante. Grazie, questo regalo lo accetto, lo metterò a casa, sicuramente sarà custodito per bene, perché è un paese vicino al mio che amo, il nostro territorio, lo amo, per questo grazie di nuovo, gentilissimi, grazie. Partiamo subito con una ricetta, penso che tu già avrai capito, ci diamo del tu sindaco, ci conosciamo da tanto. La farina, sì, sì. E che cosa sono? Mostaccioli.
Bravo. Gli elementi basi. Sai cucinare? No, cucinare. Adesso che vivo un po', da quando faccio il sindaco, un pochino sono spratichito, però diciamo, per sopravvivenza. Esatto, ma sono molto più bravo a mangiare rispetto che a cucinare. Beh, voglio sentire un attimo Undina cosa ci racconta per questa ricetta, una ricetta tradizionale, ma tipicamente di Torre, ecco, perché molte, ecco, perché molte la rubano, ma è vostra, perché io la ricordo da piccola. Si fanno i mostaccioli, però come i nostri no. Come i nostri no. Undina, sei una maestra. Le Torre, i quintali ne ho mostrate. Complimenti Ondina, bravissima, io l'adoro, tu lo sai, l'adoro, adoro le tue ricette, i tuoi biscotti, i tuoi piatti, sei bravissima in cucina. Beh, almeno lo dicono tutti, penso che sia vero. Sei una maestra, come procedi per fare questi dolci? Si mette la farina qua. Quanta farina vado a mettere? Beh, ogni chilo di miele se non 1,3 kg, 1,4 kg di farina, più o meno, è là la ricetta. Ah, ecco. Sì. Poco in più allora di farina? Sì, pochino in più. E poi insomma... Bene, vai, procedi intanto io qui con Giusta. Giusta, questo è comunque un matrimonio che si faceva... negli anni 60, diciamo, abbiamo rivisitato, rievocato un matrimonio... piccolo, così tanto per ricordare. Certo, per rievocare, per parlare anche di queste donne come Ondina, che forse è l'ultima rimasta di questo tipo di pasticcieri, perché... una volta non c'erano le pasticcerie come adesso, si va a ordinare e si fa fare tutto. All'epoca invece si facevano nelle case e soprattutto nelle case dello sposo, non doveva mancare assolutamente il forno, e nella soffitta o nei basamenti c'era sempre un bel forno, e le settimane prima al matrimonio si preparavano questi, almeno 2 o 3 persone. Tra queste noi non, è rimasta nella nostra memoria almeno un paio di persone che facevano questo lavoro. Che erano quelle donne di una volta forti, che si tiravano su le maniche per portare su avanti una famiglia, anche vedove, che non avevano questa famiglia grande da portare avanti, da crescere, e quindi loro si improvvisavano pasticcieri. Ma perché questo comunque erano delle ricette semplici, buonissime, ma che si tramandavano, quindi era facile per chi volesse farle. Sì, erano molto povere. Ecco, ma semplice, già abbiamo impastato molto molto molto. Si aggiunge un po' di limone. Ah, solo, ma una grattata? Una grattata di limone, sì. Basta. Un gusto speciale. Ma si sente già dall'odore che sono strepitosi questi dolcini che poi andiamo a mangiare. Come procedi con queste? Poi passo a te, sì. Giusta, subito parliamo delle tue foto, dei tuoi ricordi, che è bellissimo. Ora cosa fai? Le stendo. Metto la farina così, se ne prende una quantità. E andiamo a fare un filoncino. Intanto vedo che Giusta sta preparando il forno. Sto preparando il forno, sì. Andiamo ad infornare. Arde il forno. Ecco. Perché queste in effetti erano delle, mi avvicino a Giusta, erano dei momenti anche per stare insieme. Certo, allora erano almeno 3 persone che collaboravano insieme a fare queste cose. Una doveva essere bravissima ad ardere il forno. Lo sto ardendo io, ma non sono bravissima. Non è semplice, ecco. No, non è semplice, bisogna guardare molte cose, e perciò si richiedeva la persona adatta che era capace a farlo. E 2 dovevano lavorare la pasta, i pasticcini che dovevano, le pastarelle che dovevano fare, perché ne facevano in grande quantità. Una volta non era grande il paese, però si invitava quasi tutti gli amici, i parenti che erano sempre tante, perché le famiglie erano numerose, poi gli amici, insomma arrivava un sacco di gente e se ne dovevano fare, quindi si lavorava per una decina di giorni consecutivi.
a iniziare dal mostacciolo, perché era il primo che doveva essere fatto, in quanto aveva bisogno poi di restare un po' fermo in una cesta per riammorbidirsi. Ecco, appunto, perché appena escono sono molto duri. Morbidissimi, e bisogna essere molto veloci anche a tagliarlo, poi ti farà vedere. Appena subito, poi quando è cotto si indurisce. Quando si è raffreddato, appena cotto si indurisce, però poi lo si lascia coperto con dei teli di cotone o di lino e lo si lascia lì fino al giorno del matrimonio, e saranno poi pronti, morbidi al punto più morto per farli gustare, degustare. In effetti, quando sono freschi sono molto 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 duri. Vediamo che Ondina ha preparato questi filoncini qua dentro che andranno nel forno. Questo è il taglio del mostacciolo, poi come si procede? Allora, questi qua adesso sono caldissimi, quindi vedi che lei usa uno strofinaccio, perché sennò non li potrebbe, sono ustionanti. Oh, sono dopodiché si mettono nelle ceste, si coprono, poi si inizia con l'impasto delle pastarelle. Perfetto. Raccontaci queste foto meravigliose che tu vai raccogliendo in giro. Sì, sì, per me sono patrimonio dell'UNESCO, secondo la mia testa. Questa signora, a chiunque la nomini qui a Torre Orsola la conosce, almeno quelli che sono della mia età, qualche anno dopo più giovane di me. Lalla Cavaliere, che era la famosissima, era in tutti i matrimoni, cioè tutte le famiglie che avevano bisogno, che facevano questo i matrimoni, chiamavano a lei, perché era insieme a lei si portava anche almeno altre due persone. Un'altra signora che era molto brava, che pure lei si è dovuta tirar su le maniche, aiutava anche la signora, era questa Elena D'Adamo, che doveva crescere una famiglia, tutti, non ricordo quanti figli aveva, però era rimasta giovane, vedova, e quindi si è improvvisata anche lei a fare questo lavoro, molto molto brava, e in più andava a venderli anche alle fiere, faceva i tarallucci nasprati, sono dei biscotti che noi facciamo, e lei andava addirittura, li preparava per quando c'erano le fiere, sia qui a Torre, ma anche negli altri paesi, tipo Policastro o San Giovanni a San Giovanni. Questa per esempio è una foto, lei ritratta alla fiera lì a Pietrasanta, era andata fin là sopra. Il nostro Teo sicuramente riconoscerà, vero Teo? Ha detto di sì. Le figlie che addirittura lei dormiva là la sera. Ecco, lei dormiva là e Ondina la conosceva. Sì, la conoscevo bene. Tutte queste tradizioni. Facevo quei gesti grandi, si metteva in testa, a piedi e proseguiva, andava alle fiere, ai mercati. Andava a vendere. Lei, questa famosa Lalla è stata la maestra anche di Ondina. È lì che lei ha preso. Lalla veniva qua per preparare i dolci per le spose. E io l'aiutavo. E vede per me non il procedimento. Ondina, ma ora queste sono pronte o devono avere? Sono pronte. Sono pronte, però si devono raffreddare. Ah, sono pronte, ma raffreddando si induriscono. Se lo vuoi assaggiare uno, si induriscono. Ora. Se riesci. Sono morbide. Ancora morbide, buonissimo. Poi si induriscono. Ma che buone. Un po' passando dei giorni si induriscono di nuovo. Una, se li vuole tenere dure, certe piacciono dure, le tiene in un pochino chiuse, se le vuole far morbidire subito lo mette magari in un cestino
si ammorbidiscono subito, sì. Bene, bene. Okay, io li adoro. Apriamo e li lasciamo raffreddare. Diciamo che adesso ti faccio vedere dove li svuotiamo, perché abbiamo già fatto altri mostaccioli per il matrimonio. Li abbiamo già un po' pronti e li abbiamo lasciati raffreddare e ammorbidire, riammorbidire. Ondino, ho visto che hai messo la farina, lo zucchero. La farina e lo zucchero. Per fare? Le passarelle. Le pasta. Passarelle torrese. Poi? No, le passarelle. Semplici. Semplici, passarelle semplici. Per noi sembra niente, però c'è che li piacciono. A me tanto. Sì. Piacciono tanto, sì. Come procedi? Quanta farina vai a mettere? Ogni chilo di farina, mezzo chilo di zucchero. 5 uova, un limone grattato, un po' di strutto. Un poco quanto? Ogni chilo 70 grammi, 80 di strutto. Se non abbiamo lo strutto, cosa ci possiamo mettere? Ma pure con l'olio, certo, margarina volendo, sì. Lo stesso peso? Lo stesso peso più o meno. Una bustina di ammoniaca per dolci. Le uova, non so se l'ho detto. Sì, 5 uova. Limone grattugiato. Va bene. E allora procediamo. Un po' di latte per stemperare. Per impastare. Va bene, allora continua e noi ti guardiamo. Grazie Sindaco per l'intervento simpaticissimo, mi ha fatto veramente piacere ospitarti a 105 con gusto. Te ne vai non con le mani in mano, spero. Ma nella maniera più assoluta, non potrei mai, lo faccio solo per una forma di rispetto nei confronti delle nostre signore che si sono tanto impegnate e per dare loro la giusta soddisfazione. E certamente li porterai agli amici che sono sul comune, che salutiamo naturalmente, che non sono potuti venire, che stanno lavorando. Però gusteranno le nostre dolcezze. Grazie a voi e ripeto, grazie per tutto quello che fate, per le nostre tradizioni, per la nostra cultura, per il nostro essere di cilentani. Grazie Sindaco, alla prossima, ecco, questo è un arrivederci. Arrivederci a voi e a tutti gli ascoltatori.
Ecco qua gli sposi, auguri, auguri. Grazie, ragazzi. Grazie mille. Un'emozione. Sì. Bravi, bravi, grazie per questa prestazione, che avete dato una grande mano a Giusta, vi siete messi a disposizione. Tu sei? Martina. Tu? Pietro. Pietro, Martina, cosa fai? Sei di Torre? Sì, sono di Torre Orsaia. Lavori? Sì. Allora ti abbiamo rubato dal lavoro, e tu invece sono Pietro? Sono di Torre, faccio ancora lo studente. Bene, bene. Come vi sentite nei panni degli sposi? È un po' strano. Emozionato? Molto. Bravi, auguri, auguri ragazzi, grazie. Ed ora passiamo, gli sposi si rilassano insieme agli invitati e noi andiamo da Ondina e andiamo a preparare un altro dolce gustoso del suo. Ondina, allora abbiamo detto la farina, lo zucchero, lo strucco, lo strutto, le uova, il limone grattugiato, l'ammoniaca per lievitare e il latte per concludere l'impasto. Bene, allora procedi che io ti guardo. Ondina, stai preparando l'ammoniaca, la vai a mettere nel latte caldo? No, temperatura ambiente, sì sì, ecco qua. La fai sciogliere per... Dai. Allora, si mette l'ammoniaca per lievitare nel latte. E si fa sciogliere per... Si fa sciogliere per... si mette così. Ecco qua. E si inizia ad impastare. Si inizia ad impastare. Io mi faccio sempre i calcoli. Ho messo o non ho messo? Tutto hai messo, ti ho seguito io, tranquilla. Sei stata bravissima, hai messo tutto. Ecco qua. Questa deve essere la giusta morbidezza per... Morbidezza per... Se me ne viene... Poter fare un biscotto morbido. Morbido. Se no vengono duri. Una volta c'erano gli stambini, adesso ci sono, una volta si fa con un bicchiere e proseguo con un bicchiere pure io. Come sempre. Come sempre, sì. Si bagna con la farina che non attacca vicino al bicchiere, vedi? Sì, 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 sì. Questa è una tecnica che non sapevo, guarda, bellissima, grazie Ondina che ci insegni tutte queste tecniche. A botta di... Tanta pratica, tanto lavoro. Ora sono pronti. Sono pronte per portarlo al forno. Bene, allora ora si inforna. Sì, per sì, quanto sì. Quanto tempo? Un paio di 10 minuti. Si deve, il colore si deve notare, perché può essere più forte e più lento il forno. Se è più forte vanno prima, se è più leggero ci vogliono un pochino. 10 minuti, 10 minuti, va bene, ok, allora procedi in forno.
Ondina, è pronto? E porta, dai, prendi, sono pronti. Vieni, dai, Ondina. Posizioniamoli qua. Bellissimi, complimenti, complimenti. Sono belli, è vero? Bellissimi, poi vado ad assaggiare e ti dico anche se sono buonissimi, ma penso proprio di sì. Speriamo. Così all'improvviso che siano venuti buoni. Sì, sicuramente, brava, brava, complimenti. Punto siamo, si sono sposati, ora li troviamo a tavola. Sì, hanno fatto il bel corteo per le strade del paese e sono tornati a casa. Qui si è svolto il pranzo con i parenti, gli amici, al massimo rimanevano, se potevano rimanere, i testimoni, Lucumbare Daniello, Lucumbare e la Cumbare Daniello. Svolto il pranzo si concludeva con, non poteva mancare la pizza Ducci, quella che noi, la torta nasprata, quella che noi chiamiamo pizza Ducci. E vorremmo farvela gustare se voi volete, perché davvero è ottima. E volevo ringraziare un'altra pasticcera, un'altra signora che si dedica in casa a fare lavori su richiesta, diciamo, che è la signora Speranza, già l'hai conosciuta con dei prodotti suoi, Speranzina Savino. Bene, grazie a Speranzina, grazie per questi prodotti che ci fa gustare ogni volta. Noi siamo contenti di assaggiare. Certamente, sarà la sposa a servirvi, inizierà già adesso a lavorare, a capire come funziona il matrimonio. E ora chi arriva? Gli invitati? Più tardi, adesso si riposeranno un po' e poi più tardi ci sarà il ricevimento, ti porterò anche al ricevimento. Bene, e allora noi, Teo, siamo pronti, ci sediamo, gustiamo questa pizza Ducci, tipica del nostro Cilento, e dopo passiamo al resto. Al rinfresco. Al rinfresco. Scusate, dopo di questo posso tornare tranquillamente a casa. Che delizia! Sono qui in mezzo a due signori dell'epoca. Allora, la signora Lucia, che è la nonna della sposa, ma vera. Ma vera, vera, vera. È la zia dello sposo. No, ma vero. Ma vero. Ecco, sempre, sempre vero. Che anno vi siete sposati? 67. 67, nel lontano 66. Ah, sì, del 1967. Come lo ricorda quel giorno? Bello, bello, bellissimo. Prima che c'erano i genitori, i suoceri, gli amici. È stato bellissimo, bello. E cosa avete fatto? Prima tutte queste pastarelle, mostacciole, le cuore fatte in casa. E poi si è ballato tanto. E poi abbiamo ballato tutte le sere per una settimana. Si ballava? Vero, tutta la settimana abbiamo ballato. Tutte le sere, sì. Sentiamo. Si mangiava ancora qualcosa. La sera. La sera, ma sempre di sera. E poi si ballava. Che bello, che bello, che bello. Erano belli i matrimoni da allora, secondo me. Poveri ma belli. Poveri ma belli. Invece il signor Antonio, voi signor Antonio qua vi ricordiamo nel militare, vero? Sì, il militare. Che anno? 56, perché 57 poi mi sono ritirato, ho cominciato a lavorare. Lei è il marito di? Ondina. Ah, vi presento il marito di Ondina, eccolo qua, fortunatissimo.
Sì, fortunato ad aver sposato Ondina, vero? Ebbene. Sì, sì. Che anno? 62. 62. Il 29 aprile 1962. Quanti figli? 4 figli, 2 maschi e 2 femmine. Come si chiamano? Giuseppina, Francesco, Leonora e Vito. Chi c'è qui? Ci sono tutte e tre. Una ne manca, Leonora. E Leonora dov'è? A Roma. A Roma. Quando vengono preparate tutte queste cose deliziose? Tutte cose, la Ondina face tutto. Ondina prepara come se fosse il primo giorno di matrimonio. Sì, sì. Io sono per la cucina in campo, ma io sono negato per la cucina. Com'è stato il matrimonio? Bello? È stato bello. Un sacco di invitate quel giorno, lo stesso come hanno fatto oggi qua, con le mostacciule, con le pastarelle e via di seguito. Tanta gente, tanti ricordi. Tanti ricordi, sì. Belli, che portate dentro. Sì, li portiamo dentro. Le genitori allora erano tutte vive, i genitori suoi e le mie. Tante cose da mangiare anche nella povertà e tanto ballo, come diceva la signora Lucia. Si ballava allora la sera. Adesso la gioventù di oggi è tutto al contrario. Balleremo anche stasera con gli sposi. Ma, magari. Ed ora è il momento del ballo, gli sposi aprono le danze. Stavi dicendo? Questo è il finale del ricevimento.
Su questa stanno passando infatti i confetti gli sposi, che sono i nonni, la signora che è qui presente al momento, Lucia, questa si chiama la signora Lucia, e il marito Francesco. E questi erano gli invitati, si erano messi un po' in posa per la foto. Tante foto, tanti ricordi. Questi erano i passaggi degli sposi alla fine del matrimonio. Dicevi questa? Questa invece rappresenta il corteo, il matrimonio, come si faceva una volta. Non era il padre che accompagnava la sposa in chiesa, ma era il testimone, quelli che noi chiamavamo le cumbare d'Aniello. E qui, manco a farla apposta, il testimone è Nicola Vicino, sindaco del periodo, fine anni 50, primi anni 60, ed è il padre dell'attuale sindaco. Ah, ecco, di Pietro Vicino, bene, bene, bellissima foto, bellissimi ricordi. Ancora c'è qualche altra foto particolarissima, bella, molto bella, degli anni 20. Un matrimonio degli anni 20, questo come puoi vedere è un matrimonio di famiglie benestanti, si vede dall'abito, perché a quell'epoca era molto più semplice il vestito del popolo, diciamo. Questa invece è una famiglia benestante che viveva in Brasile, un matrimonio di italiani all'estero. Bellissima. Qua, come dicevamo, era il momento del passaggio dei vari comprimienti, ecco. Quelli che chiamavano le comprimienti. Questi erano i bei cortei di una volta. Si andava qui quando si faceva da qualche parte, c'è il pranzo a casa, come puoi vedere. La sposa a capotavola, lui era lo sposo di questo matrimonio. E questi erano. C'è Ondina da qualche parte. Sì. Qua però non mi vedo. No, ecco, no, l'importanza del velo. Io ho messo lei perché era l'unica delle foto con Antonio, tra le quali, sì, è con il, non è con il marito, è con il fratello, giusto? Perché qui l'ha portata il fratello in chiesa. Lei usciva da casa con il velo coperto, si copriva il viso, lo toglievano in chiesa, scoprivano il viso in chiesa. Ecco perché ho preso questa fotografia che la rappresenta, cioè l'usanza così era, si andava in chiesa con il velo, poi si scopriva e al ritorno con il marito era bella sposata, scoperta, e si poteva vedere chi era la sposa. E poi credo c'era l'ultimo, chiudevano con il ballo degli sposi, la foto di rito con i familiari, e poi c'erano questi qua che erano i balli che si facevano, il valzer, si aprivano le danze e poi ci si divertiva per 7 giorni, come ha detto la signora Lucia. Sì, si andava, soprattutto i giovani andavano la sera e gli amici soprattutto degli sposi, e insomma. Anche perché gli sposi per 8 giorni una volta non potevano uscire. Sì, ricordo. Sì, non potevano uscire. E addirittura si facevano l'abito per la prima uscita e andavano a messa. E poi andavano a trovare i rispettivi genitori. Ma per 8 giorni non uscivano, quindi festeggiavano in casa. Voglio fare un attimo un saluto, ecco qui, particolare a questa meravigliosa famiglia, ai figli di Ondina e di Antonio. Voglio ringraziarvi per l'ospitalità. Grazie. Grazie a voi. Con piacere. Grazie. Qui abbiamo il figlio. Francesco. Pina e Vito. Complimenti, manca un'altra sorella, la salutiamo. Complimento per cui a Eleonora. Per questi genitori fantastici, bravi, un applauso da parte di tutti, grazie, auguri per tutti e per 100 anni, 1000 anni, tanta salute. Grazie a voi. Siamo alla fine di questa puntata speciale di 105 con gusto, con tutti questi invitati, gli sposi, con Giusta che ci ha guidato in questo matrimonio degli anni 60, che è stato bellissimo, con Ondina che è stata la maestra di questi dolci. Tutto, sì. Brava, grazie a Cristina che è disponibile. Con passione. Grazie. Tante cose. Grazie a tutti gli amici, grazie Giusta.
Grazie a te che ci dai sempre queste belle opportunità. Io mi inviti a nozze praticamente, ci nozze. Cade proprio a pennello. E a me piace organizzare, far vedere queste cose. Io ho fatto un corso con il professore Lovisi. Certo, che salutiamo, che salutiamo. Che era proprio intitolata Rievocare per tramandare. E se noi non rievochiamo, non i giovani peccato di adesso a saperlo, lo invitavamo. Lo devo invitare una volta, anzi lo voglio far cucinare proprio. Addirittura, Vincenzo, vedremo. No. vedremo. Lo inviterò una volta. Sicuramente, grazie per tutte queste cose meravigliose che avete preparato e gustosissime. Allora abbiamo fatto le cosiddette pastarelle. Le pastarelle, che era il dolce, il dolce secco, i biscotti secchi, i mostaccioli, i tralli nasprati e i canducci. Questi sono la versione più moderna, che sono simili ai canducci toscani. E quella invece era quella, la versione che veniva fatta all'epoca da noi torresi. E poi c'è la naspratina, che veniva servita alla fine del ricevimento, diciamo. Concludeva in realtà il passaggio degli sposi, che ringraziavano gli invitati offrendo loro i confetti, 5. Rigorosamente dovevano essere dispari e 5 venivano distribuiti a questi invitati, e qui si concludeva il matrimonio. Era, diciamo, la bomboniera di allora. Quando poi venivano a trovarli, venivano a fargli visita per portargli il regalo, il pensiero che loro avevano avuto, gli si faceva il fangotto, che c'erano dentro tutte queste bontà. Sì. Poi invece c'erano i liquorini, i liquori fatti in casa, fatti dalle mamme, dalle consuocere, venivano preparati giorni prima e poi venivano conservati. Si conservavano, io ricordo mia mamma che addirittura conservava le bottiglie particolari, più carine, per poi usarle per questi matrimoni. Noi eravamo, e mia mamma aveva 5 figli maschi, quindi ne ha avuto da preparare. Benissimo, abbiamo visto tutto questo. Io tra poco inizieremo a mangiare di nuovo, perché c'è tutta questa bontà fatta da Ondina, che sei stata veramente brava, 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 vicino al forno con un caldo. Non è facile, ma comunque col piacere di farlo si supera tutto. Bene, grazie a Giusta, ci vediamo alla prossima. Certo, un'altra novità. Quando tu chiami io rispondo. Grazie gentilissima. Salutiamo tutti gli amici da casa che ci hanno seguito con tanta attenzione. Vi do l'appuntamento a Gusto Estate, naturalmente, su TG Estate, e poi chissà un altro speciale 105 con Gusto. Linea a voi e mi raccomando, buona estate e sempre soltanto con Gusto. Con Gusto! Ciao! Grazie. Poi